Terrier, un bel applauso per il giudice, vieni dal Belgio, Jean-François Van Aken. Grazie, thank you sir, for accepting to judge at our international dog show. Nel frattempo, se possono preparare il tavolino per i cani piccoli, ma lo diremo dopo. Bene, cominciamo a introdurre i cani. Primo soggetto a entrare nel ring è Airedale Terrier. Seguito da Kerry Blue Terrier. Irish Terrier. American Staffordshire Terrier. Manchester Terrier. Fox Terrier a pelo liscio, seguito dal cugino Fox Terrier a pelo duro. Abbiamo adesso lo Staffordshire Bull Terrier. Ancora West Island Wild Terrier, queste sono quasi tutte razze selezionate in Inghilterra, salvo comuni eccezioni, nelle isole britanniche, i puristi, ci sono sempre i puristi, non voglio definire i puristi ma sono puristi. Dandy Dinmont Terrier. Proseguiamo con il Parson Russell Terrier. English Toy Terrier. Care Terrier. Yorkshire Terrier. And last but not less, Jack Russell Terrier. Well, voglio, come dicono quelli che viaggiano, va? Un bel lotto di cani a disposizione per Mr. Van Aken dal Belgio. Dovrà scegliere il migliore, quello che più aderisce allo standard della propria razza e che dunque più avrà diritto di partecipare alla disputa del Best in Show. Un'altra occhiata a tutti i soggetti. Bene, sveglia, ecco così si fa, sveglia. Kerry Blue Terrier al centro del ring e Staffordshire Bull Terrier, sveglia, tutti di qua. Benissimo, Mr. Van Aken, ok, thank you for moving the... Qualcuno mi aiuta a portare il tavolo? Brilli hanno anche un pubblico molto attento, dunque non c'è, me lo aspettavo. Kerry Blue Terrier, blu perché questo soggetto che nasce con il colore nero, con il passare del tempo assume un aspetto acciaiato con dei riflessi azzurri, per questo Kerry Blue Terrier. Probabilmente adesso metteremo in funzione il nostro tavolino. Staffordshire Bull Terrier, da questa razza gli americani hanno ricavato l'American Staffordshire, naturalmente, è intuitivo.
si può accomodare sul tavolo. Questa è una razza molto molto conosciuta, Fox Terrier, nella varietà a pelo duro. Avevamo prima anche il cugino a pelo liscio. Le razze terrier, dicevamo, che sono per la maggior parte selezionate nel King Domain, isole britanniche, ed erano tutti in origine cani da utilità, chiamiamoli così, cioè cani che venivano utilizzati per la lotta ai nocivi, la lotta in tana. Per questo quasi tutti hanno dimensioni modeste, perché dovevano introdursi nelle tane. Poi, col passare del tempo, visto la loro duttilità e visto la capacità del pelo di venire modellato, sono stati tolti dalle fattorie, portati nei salotti e sono diventati dei simpatici oggetti, o esseri, scusate, non oggetti, da compagnia. Qui ci sarebbe da aprire un discorso se stavano meglio nelle fattorie o stavano meglio nei salotti, ma questo è un discorso che meriterebbe più tempo rispetto a quello che possiamo dedicare. West Island White Terrier, Highland, dunque siamo nel mondo anglosassone, sono le isole remote. E qui abbiamo invece un'eccezione, ma poi non troppo, perché questo è Jack Russell Terrier, recente razza di grandissimo successo, inarrestabile, sempre in movimento, origine primitiva l'Inghilterra, ma poi migrata in Australia, per cui l'Australia ne detiene la titolarità dello standard. Caccia ai topi, ripeto, cane dotato di un brio e di una iperattività che vi assicuro sorprende. Mr. Van Acker ha finito l'esame, ci dirà adesso che cosa ne pensa. Ah, ha fatto anche una selezione, vediamo allora se contenderanno il podio. Allora, tre soggetti, benissimo, si può uscire dalla parte opposta, non rischiate di fare brutti incontri. Tre soggetti selezionati, tre posizioni del podio, mi dirà il giudice come ha scelto di predisporre. Benissimo, signore, benissimo. Allora vediamo se già si cominciano a vedere i sorrisi e le smorfie, ma poi è sempre un gran risultato essere arrivati qua e dunque vorrei vedere solo sorrisi. Il giudice mi ha detto che mi ha dato a voce il risultato, che a lui ha preso, mi ha detto: te li ho messi, non puoi sbagliare. Questo era il mio risultato, te lo dico, e sono sicuro che non sbaglierai. Io dico che c'ha ragione, perché terzo classificato Kerry Blue, secondo classificato West Island Terrier, primo classificato Jack Russell Terrier. Un bel applauso. Simpaticissimo mister Van Acker. Van Acker, non so perché, cosa gli ha fatto venire il dubbio che io avrei potuto sbagliare, ma comunque vi assicuro che aveva ragione a dubitare. Bene, qualche secondo per le foto.
Mi dicono che abbiamo le code all'ingresso per staccare il biglietto, dunque dobbiamo invertire la marcia, non dobbiamo fare in fretta.